Questa si deve dire proprio democraticità, almeno dovete riconoscere da parte nostra. Qui vengono solo i big del vostro partito, hanno partecipato almeno i due massimi esponenti ai nostri dibattiti, però abbiamo ritenuto giusto fare un incontro con i giovani del Partito Socialista di Roseto, perché anche loro hanno bisogno e meritano uno spazio, almeno nostro parere. Ecco, dicevamo prima, purtroppo c'è un ricambio di generazione che i vecchi non accettano. Noi siamo, io mi faccio parte di un'altra generazione, forse a metà tra i vecchi e i giovani, e capisco che per un discorso democratico, una dialettica completa in un centro, ci vuole soprattutto oggi la voce dei giovani. Vi fanno soprattutto dei contestatori, ma mo spiegheremo anche cosa significa la parola contestazione all'interno di un partito poi altamente democratico qual è il Partito Socialista. Sono con noi, appunto, stasera Maria Argentiero, che è la prima esperienza del Partito Socialista, Franco Moretti non è certamente la prima, lo stesso per Felicioni Antimo e così per Igino Addari. Ecco, cosa vuole innanzitutto, una domanda così banale, semplice per introdurre un po' il nostro discorso, cosa vuole il Partito Socialista Giovane di Roseto, che è da voi rappresentato in questa piccola discussione che facciamo? Inizierei da te. È un tema lungo, ma si può dire in due parole. Cercheremo di essere brevi. Il Partito Socialista Giovane vuole, in linea di massima, lo spazio per potersi esprimere e per poter dare un contributo a livello dialettico e politico a quella che è la vita rosetana, senza voler prevaricare e senza voler danneggiare alcuno. Vuole soltanto lo spazio che merita, penso, in un paese come Roseto che è in netta crescita, il mondo giovane. Sei molto sintetica e efficace. Franco Moretti invece credo che sia più politico il tuo discorso, anche perché hai vissuto un'esperienza amministrativa già nel passato, un'esperienza che ti ha suggerito di ripresentarti, di tornare appunto nell'agone politico rosetano. Ecco, torno a insistere anche perché è questo il tema, non stiamo parlando a Roseto ovviamente, no? Chi ci ascolta a Roseto sia il vostro elettore, anche chi non è elettore rosetano, chi è Franco Moretti, cosa vuole come socialista e come giovane soprattutto? Ma innanzitutto ti ringrazio per il giovane, anche se, certo, noi siamo convinti che nel corso del tempo ogni partito si debba rinnovare, ma si debba rinnovare soprattutto per le idee e per il modo in cui la società cambia. Non credo, non posso dire che noi siamo coloro i quali vedono in questo una risoluzione dei problemi. Noi insieme ad altri, insieme ai cosiddetti vecchi, visto che a noi ci considerano giovani, crediamo che invece si possa andare avanti per costruire una società anche migliore. Le risposte che si danno a Roseto, specialmente per Roseto, perché noi ci candidiamo nel comune di Roseto, non scordiamocelo, devono essere le risposte che poi il voto che si chiede all'elettore deve essere contraccambiato con una risposta positiva politica e sociale. Ecco, tu hai detto chi è Franco Moretti, cosa vuole. In realtà non è che noi vogliamo. Non l'ho detto così brusco. Certo, certo, l'ho voluto precisare anche ringraziandoti di quello che hai detto, perché secondo me è anche giusto. Noi abbiamo già fatto qualcosa, ci siamo mossi in varie direzioni sociali ed economiche nello spazio rosetano e nell'ambiente che, diciamo, in cui viviamo. Abbiamo dato un contributo. Per chi non lo sa, l'ufficio circoscrizionale del lavoro di Roseto è anche opera di chi si è dato da fare per tenerlo a Roseto e non farlo andare come altre cose in altri lidi. E diciamoci la verità, dei presenti abbiamo dato una grossa fetta del nostro, diciamo così, del nostro lavoro per far sì che questo avvenisse. Chiaro, non è solo quello. Ci sono altri compagni che stanno con me qui impegnati che hanno dato anche tanto a quella che è la società, specialmente a livello di lavoro, a livello di immagine, di cultura. Abbiamo creato un circolo AIX che ha dato delle risposte ha organizzato delle manifestazioni culturali, sociali, sportive
ad alto livello a Roseto. Tutto questo fa anche capire il perché noi ci poniamo non come antagonisti a chi già ha dato a Roseto, perché secondo noi tutti i compagni socialisti hanno dato, ma perché vediamo un modo nuovo, sempre secondo noi, di gestire e la cosa pubblica e il capitale che i cittadini di Roseto, il capitale politico da conservare e da portare all'avanguardia delle generazioni che vengono. Ecco perché facciamo anche un appello ai giovani, che secondo me seguono questo modo di pensare nuovo, perché è innato in loro un nuovo modo di vedere delle realtà sociali. Io non voglio per il momento dilungarmi, perché credo che sia giusto dare spazio anche agli altri. Subito a Andy Mopedicione appunto questo concetto di modo nuovo di governare. Qui si tratta, siamo in campagna elettorale, meglio parlare chiaro alla gente. Si parla appunto di una voce nuova nel contesto di una lista che, come tutti i partiti, ogni occasione stenta sempre a rinnovarsi. Ecco, invece la voce forte dei giovani, almeno degli esponenti non anziani, va contraddistinta. Ecco, in che cosa, Antimo? Noi parliamo una piccola velata critica, diciamo, su che cose. E che ha voluto. Quindi io dico, l'elettore ha il potere, e ha il potere enorme in questi ultimi 7 giorni. Beh, riflettete prima di votare, perché è importante per la vostra vita presente e soprattutto per quella futura. Beh, io credo a questo punto vi debbo solo ringraziare, credo, spero di esservi stato utile, no? Nella vostra dialettica, almeno non è che occorreva una presentazione vostra all'elettore rosetano, ma naturalmente far conoscere anche la vostra voce insieme a quella degli altri, e vi ringrazio.